Come mi chiamo? Vilmardo, e tu? Si può dire che è totalmente differente, ma è un poco di più cuidato quanto alle uve che si utilizza per fare quel vino. Che fa a Garibaldi. Le spumante, come si ha con Peterlongo, a 100 anni fa ormai. E dopo che mi è stata l'opportunità di fare turismo enologico, in funzione delle cantine del Valle do Zinhedo, del Cammino de Pedra, allora ho visto che poteva far vin differente e offrirlo per quelli che è un po' più esigente del vin. E allora siamo andati drio a fare a cerca di uve buone, di imparare a fare il vin ben fatto, e in questo offrirlo per i turisti che cercano vin di qualità. Si può compararlo con vini della Francia, dei vini dell'Italia, e mi pare che conforme i commenta sono andato a conseguire l'obiettivo che aveva. Parlare un poco di cosa trova a Cremona. Sono andato a Cremona con l'idea di montagne e tante vigne, ma perché gli parlava qua, mio papà, la famiglia e le altre famiglie che erano vignesti della Cremona o di intorno Cremona, e mi dava l'idea che erano tante montagne e tante vigne, ma sono stato là, è una planizia, alle bande del Rio Po, non è montagne, e è stato ben difficile per conseguire una garrafa di vino di Cremona, non guardava vino di Cremona, e lui mi diceva che Cremona non è importante. Vino, perlomeno là del paese. Là. Il nostro qua, la maggioria è un poco più parecido con i vini francesi, ma ce n'è un po' di uve, la Barbera, il Nebbiolo, che sono vini parecidi. Non è tanta differenza in termini di qualità con i vini più semplici, non sono meglio parlare di gran vini, per loro è poco differente. Quando nella nostra regione si cominciava a lavorare desde piccoli, e in principio erano dell'agricoltura, più le vigne, lavorare, produrre vigne per vendere per le altre. Parliamo di 60 anni, Andrio, no, 68 adesso, e desde piccolo si era messi a lavorare. Dopo sono andato a studiare, ho fatto ingegneria meccanica e ho lavorato anche nell'ingegneria meccanica, ma non era quel che mi piaceva, allora ho cercato un'altra cosa, ho cominciato con vin, la prima tentativa non ha dato certo, allora sono andato a fare altri lavori, uno di quelli era fare la rebobinaggio dei motori elettrici, e dopo più tardi sono stato mandato per la donna a lavorare come insegnante o professore, e allora come sapeva qualche cosa di fisica sono andato a essere professore di fisica durante 14 anni e adesso mi dedico 100% a far vin e il turismo enologico, allora mi involvesto con un'associazione che si chiama Strada do Sabor, attualmente sono il presidente, ma tutte le 5 famiglie partecipano con stesso entusiasmo. È una rotta turistica della colonia, si dice turismo rurale, dove c'è 2 ristoranti, mi rappresento degustazione di vino, dove che si offre 10 vini differenti, scomincia con le spumante, va 2 vini bianchi, 1 rosé, 5 vini tinti, rossi, e 1 vino fortificato tipo vino di Porto. E nel fin si accompagna un formaggio, un poco di pane e noce, mandorle si dice, e noce in italiano. E altre 2 case, ristoranti che
tenta recuperare il tipo di magnar che si fava quando la guerra, le crisi, che il tempo di una determinata verdura era quella, il tempo dell'altra era quella, allora no, fame non si passava, ma era ben sazonale la cosa, quando era un tempo che era tanto di quel tipo di magnar. Ma adesso allora che il ristorante lì tenta far ben fatto i magnari lì, e la turma di Duchi che piace è ben frequentata, una delle case legate a riserva, beh, fino alla fine dell'anno, la Odette, si chiama la Osteria La Colombina, il nome La Colombina vende un piccolo panetto che si fava, che le nostre mare le tentava ingannare la guarigione dei fiori, gli dava quel piccolo pan che serveva anche da un giugo, e allora si dismentegava che era la quantità più grande di una sesta, che toccava durare la settimana intera, che si facesse molare a volontà, la gorisata che aveva mangiato tutto le poche ore. Allora il pan era controllato, e per saziare un po' la volontà di Fioi, che dava il piccolo pan con la forma di una colomba, ecco, che metteva due grani di fasoi di fare due occhi, e il ristorante lì che ha messo il nome Colombina in funzione della storia lì. No, mi penso che va a essere importante, perché se non ti guardiamo il movimento che era 10 anni indietro e adesso è totalmente differente. È andato pian piano perché nessuno ha fatto una propaganda diretta. Da sala cosa acontece, di bocca in bocca, un parlava, passava qua, parlava con l'altro, veniva. E adesso, te mi hai visto ieri, mi lamentava perché mi toccava lavorare massa, allora, perché era di visite di più di quel che mi aspettava. E mi sumia tanto del studiare. Mi piace lavorare, ma non tanto. E allora mi tocca aumentare i prezzi perché la turma sta un poco distante. E con quell'aumento di prezzi lì, se il prodotto è buono, non c'è problema. Claro che potrei mio aumentare se offeressi una cosa mia tanto buona. Bisogna separare l'idea che si ha al Didencoi di vini con qualità, delle uve vinifere, che sono i vini che fanno dell'Europa, dei vini che chiamate di uva americana che fava qua. Solo che una gran quantità di vini che è stata fatta negli ultimi 100 anni qua è sempre stata con una uva che si chiama Isabel, che è originaria dell'America del Nord. E allora se ti parli come economicamente, lei è la responsabile per il sviluppo di quella regione. Ma in cui sappiamo che i vini, per essere considerati importanti, bisogna che siano fatti di altre uve, di Cabernet, di Merlot, Barbera, Nebbiolo, Chardonnay, solo per menzionarne 2 o 3. Ma qua per necessità, per concorrere un poco con l'Argentina, col Cile e con l'Uruguay, che i Gala e Uve, il Tanà, il Malbec dell'Argentina, il Carminer del Cile, i cantinieri hanno conseguito scogliere una uva che dice che è la icone della regione, che è il Merlot. È una uva buona, dà un vin molto buono, ma non credo che sia una cosa che si può affermare che dà per, va a essere la uva che tutti va a riconoscere la regione in funzione di questa uva, perché c'è altre uve, il Cabernet Franc, la propria Barbera, che sta in un'epoca che era prodotta quando la regione ha un 50 anni in trio, si produceva intorno a 12 milioni di chili di uva Barbera. Allora era bene che si sapeva che la produceva bene, ma dopo per diversi motivi ha messo che abbandonare. Ma
come è la maggioria della uva che è disponibile, ancora allora la rappresenta importanza. La produzione è un poco differente della maggioria di quelli che producono vino quando la regione. Scomincia quando si cerca la uva. La uva bisogna che la sia buona. Per me è facile perché fa poco vino, per esempio 500 litri. Allora con 1000 kg di uva mi posso fare. E se torna possibile catar 1000 kg di uva buona. Parlo con un produttore, un poco la produco me, e allora è una uva buona. Se non è uva buona non fa vino. E fa diversi tipi di uva, sono più di 30 ormai. E allora se non è una buona, incatto con l'altra. Se non catto qua a Garibaldi, cerco a Incrusiliada del Sul, che resta a 250 km. Se non è in Crusiliada, vado a Pedras Altas, che è quasi dell'Uruguay, a 500 km. E sono io in parceria a piantare un vignale alla Lagoa Vermelha, a 250 km da qua, per vedere sempre la possibilità che un di chi posti lì la uva la sia buona. Ma non ho obbligazione di fare il vino, perché mi fa per me e vende un poco. Ma se la uva non è buona, non fa il vino. Non, le cantine grandi non possono darsi quel capriccio, quel lusso lì, perché le tocca continuare lavorando, che i fornitori, che i clienti, che è tutta una macchina che non dà a fermare. E quando l'anno non va bene, che tocca fare stesso il vino. E mi fa un po' differente. Un'altra cosa che il Ministero dell'Agricoltura proibisce è schizzare la uva con i piedi, e non siamo ancora quel sistema lì. È un certo vantaggio perché ti puoi controllare bene qua che tipo di uva che è, se è ben limpa, se è sana, se è matura, e se pensarla un poco di più, un poco meno, anche se puoi aspettare qualche cosa differente dopo. E non ho preso neanche di vendere il vino. Allora mi ho vinto qua da 15 anni. Del Brasile mi è normale che si offeresse un vino di 15 anni. È cosa ben rara che accontesse. Allora mi ho fatto un tunnel e là mi metto in garrafone che è recipiente di 5 litri. Dopo che è pronto, che passano delle barriche, un anno o due, ondi tanche di acciaio, e vanno i garrafoni. E là sta anche 10 anni, 20, 15 anni ancora di garrafoni. E dopo parcelatamente lo mettono nelle bottiglie e lo metto a disposizione qua per quelli che vengono a fare la degustazione. Ah, un po' matto, un po' anche mista. Ma diverse cose che ha dato certo. Diciamo un tipo differente quando, per esempio, il Cabernet Franc 2007 è un vino, il Cabernet Franc 2010 è un altro vino. Allora, in quel sentito lì mi dico che guarda più di 200 vini, perché è ben differente. Non mi preoccupo di far ripetere lo stesso vino, mi preoccupo di fare un vino buono. Dopo quel che viene va a dipendere se lo mettono nella barrica o no, se mettono nella barrica francese o americana, dipende da diverse cose e va a essere un vino di stessa uva ma fatto differente, allora con gusti differenti, aroma differente. Capisco bene che non c'è niente a parlare solo che di un lavoro di questo tipo. Ti puoi dire diverse cose, ma è mezzo difficile di trasmettere quel che realmente accontece. E allora, in maniera ben completa e efficace per capire il mio lavoro, è venire a visitarmi come ha fatto adesso Matteo.
E se vuoi cercare anche nell'internet sulla Vilmar Betù, che ha fatto la visita e ha lasciato il messaggio importante per me. Allora brindiamo un vino con il mio amico e lo ringrazio tanto per essere venuto qua. Grazie.